stronzo. Che? No, io arrivato il sottotutto, io arrivato. Comunque cambiare argomento, no? Ci vuoi dare una lista di argomenti che possiamo trattare, Simo? Perché, te la fastidio? Ma che vuoi? Dimmi che vuoi, Simo. Ah, smetti di rompere palla a Simone. Basta. È composto da due parti. Visto che gli fai esercizi, almeno fatti pagando. Luce, così ci mettiamo in società e facciamo i soldi. Che società? La mano del Simone Associati. Tu che ruolo avresti in questa società? Quello di prendermi il 20% per averti dato l'idea, no? No. È roba da pazzi, mi pare. Facciamo il 15. Il 5 ci sto. Il 5? Ma che sono, un poraccio? Poi i compiti li faccio io o no? Capito, ma sono soldi, oh. Sull'etimologia ci stai? No. Lo pensa un po'. Sto parlando degli assi cartesiani, bestia. Gli assi cartesiani? Ah, regà, non gli toccate gli assi cartesiani a Simone Balestra che si sente male. Nella confusione, miliardi di persone, solo un'occasione qua giù. È cascato questo, coglione. Che te li ha fatti quei tatuaggi? Il tato. Belli, vero? Lo sai, se te facessi un po' di tatuaggi come questi, forse saresti meno stronzo. Con te non funziona però, no? Sei stronzo uguale. È vero, sono stronzo uguale, ma perché? E questo è quello che mi chiedo. La famosa domanda manuelica, no? Essere o non essere stronzi? Non esagerare, Simone. Se no finisce che ti rimeno. Fa male farseli, eh? Dipende da chi te li fa. Il tatuo è alcolizzato, infatti gli trema la mano. Questo me lo sono fatto da solo. Bella gente che frequenti, oh. Bella gente, sì. Ma perché te chi frequenti, scusa? La regina di Scozia? No, io non frequento nessuno. Si vede. Sì? Chi è? Ciao, sono Simone. Simone chi? Quello di scuola, ma quanti ne conosci, scusa? Ciao, dimmi. Dove lo vuoi? Qui. Ti faccio vedere che posso fare, No, ma non mi serve vedere. Ho già il disegno di quello che voglio. Questo. Sai farlo? È una stronzata. Così grande lo vuoi? No, un po' più piccolo. Così più o meno. No, te lo faccio a mano libera. Sei capace? Vattene, va. Sei sicuro che lo fa? Sì. Guarda, non sei torna indietro, eh? Sono sicuro, assolutamente. Assolutamente. Ma come parli, oh? Fatti i cazzi tua. Non dovresti trattare male uno che ti sta per fare un migliaio di buchi sulla pelle, lo sai, sì? Sei pronto? Sì. Non guardare, eh? Non te muovere. Oh, fa male! Esagerato. Fa male, oh! Non guardare! Tra l'azzurro e il buco nell'ozono, tra John Lennon, Paul e Yoko Ono. No, devo finire sta moto, l'ho promessa un amico. Un amico, eh? Quante cazzate che spari. È per quello che vai d'accordo con mio padre, lo assomigliate, eh? Ti sei dimenticato la sera che ero là? Ho visto e sentito tutto. Hai visto e sentito tutto? Sì. No, non me lo so scordare. Quindi è vera la storia? Che gli hai rubato la moto per sistemarla, fargli vedere quanto sei bravo? Così funziona. Prima la riparo, poi gliela porto, così se la rivendono, no? E te che ci guadagni? Mamma mia, quante domande, oh. Ora devo andare da Laura. Cosa faccio, la vedi, Laura? Che sembra? Un funerale, oh. Sì. Sembra proprio un funerale. Sì. Oh, se vediamo. Se vediamo al cimitero, se vediamo. No, ti è. Il passato non dimentica, il futuro fa ginnastica, si prepara tutti i giorni per te. Canta un po' al... Come fai a dire che è uno stronzo tuo padre? Per me è grande. Grande, è un grande stronzo, è arrivato tutto sporco stamattina. Sì, è rossetto, me l'ha detto. Senti, ce l'hai anche a scompiù? Sì, perché? Devo andare in stazione.
Prendi un treno e sparisci per sempre, ci fai sto regalo? No, coglione, devo prendere un pezzo di ricambio per la moto, così la finisco. Sarà. La vai rubare la moto tu, sicuro? Infatti, no, va. Canto un po' al bacchiare, un po' my way. Schiaccia il tasto rec, il tasto play. Che ne fai, canne? No. E poi così, tu sei qui. Ma il senso di sta cosa? Cioè, non sento niente. Dagli tempo, no? Poi puzza. Puzzerai te. Guarda che sei strano, eh. Perché strano? Sei strano come ragioni, sei strano come te vesti, come parli. Sei un perfettone. Perfettone è un cazzo. Forse sono io che non sono capace d'amare, non... E secondo me questa cosa me l'ha passata mio padre, non... Non lo so. Vabbè, io devo andare da Sbarra adesso. Sbarra? Chi è? È uno con un po' di impicci. Lotte fra cani, spaccio. È il capo di quella bestia che hai visto l'altra sera. Un principe? Un principino. Vengo con te. Te? Sì, io con te. Te ne hai capito che gente è quella? Guarda, se gli rode il culo ci ammazzano, lo sai, sì? Se siamo in due, magari no. Non te facevo così coraggioso. Sono rugbista io. Ci sono cresciuto in mezzo alle mischie. Lasciamo che vieni, va. Però mi aspetti fuori, sulla strada. Va bene. Se non torno entro mezz'ora, chiama la polizia, va. No, da cambiare. Allora? Date una bomba, Simo. Sì? Sì. Cioè? Non ti ho massacrato già tanto. Mi ha detto che se fa risentire lui vuol dire che l'ho agganciato, Simo. Poi vado da Chicca. Ah, ok. Andiamo? Sabato, fammi guidare che non sei capace te. Ma tratti bene, eh? Faccio i soldi, Simo. Faccio veramente i soldi stavolta. Faccio i soldi, facciamo i soldi. Ti ricordo la Simone e Manuel Associati, eh? Ah, mo siamo associati. Bello. Ti è passato il treno della fortuna davanti. Che hai perso? Sì, sì. Andiamo, va. La Simone? Dove? Sta là. Natale in un qualsiasi lunedì. Udini. Te piuttosto, quando te la levi sta faccia da morto che c'hai? Vorrei vedere te al posto mio. Oh, vi ho detto che non te l'avrei detto, eh. Quindi se mi tagli il pisello in uno di questi giorni so che è colpa tua. Ma stai tranquillo. Oh. Non fa casini, che ci vado di mezzo io. Va bene. Che toglie le catene al mondo in fondo. Lo Sbarra. Beh, con uno come Sbarra è meglio una vicina per me, no? Ci posso dare una mano? Te? Sì, io. Uno come te è meglio se sta lontano dai problemi, Simo. Che vuol dire uno come me, scusa? Nel senso che sembra un ragazzo. Non manco lo dico come... non come un'offesa. Anzi. Prof, ma perché deve far così? Perché deve prenderlo in giro? Secondo me non è giusto. Un inganno non è. Se ti va stasera, vieni da me a dormire e ci scarichiamo la traduzione, eh? Cazzo di figata. Ciao, Simo. Ti ho inviato un messaggio, non mi hai risposto. Come ti ho risposto? No. Ah, vabbè, mi sono distratto, non te l'ho mandato. Che mi dicevi? Che potevo dormire qua. Sì, sì, tutto a posto. Oh, puoi chiamare Paperella qua, la moto? Che ne so, una cosa di quando ero bambino, ti ho detto. Sei grande. Stiamo per far culo a Lombardi, ti rendi conto? Che storia, oh. Cosa? Quello che ha spiegato oggi tuo padre. Il cielo stellato sopra di noi. La legge morale dentro di noi. Secondo te noi la stiamo a rispettare la legge morale? Ma chi se ne frega la legge morale? Infatti che cazzo ci frega? È solo una follia, un salto nel...
culo. Ma che stai a fare col tubo in mano? Che ci fai qua? Niente, per dirti che mio padre ha trovato i pezzi di ricambio della moto. Ah. Quindi, se vuoi venire a vederli, se ti vanno bene. Sì. E poi, se vuoi, puoi anche fermarti a dormire da noi. Per comodità, eh. Sì, va bene. Cioè, un'amica di mia madre ci avrà 30 anni. In che senso conosciuta? Nel senso che l'ho riportata a casa. Poi, quando siamo arrivati, ci siamo baciati. Cioè, mi ha baciato lei. Vuoi? Cioè, non ci credi? Guarda che è vero, eh. Ma che te frega se ci credo o meno, eh? E poi pianta di raccontare stronzate. Beh, che c'hai adesso? Che ne racconti troppo di stronzate, va bene? Le rapine, le spaccate. Mi hai preso per un bambino di 3 anni? La vuoi dire la verità per una volta? La verità? E quale sarebbe la verità? Sta nel tuo zaino la verità, va bene? Stavo cercando le chiavi della moto, ho trovato il fumo. E quindi? E quindi spacci. È quello che sei, quello che fai, uno spacciatore. Ma te chi cazzo sei per giudicare? Ma che sei, uno sbirro che mi guardi dentro lo zaino? Non è che sei rosicà solo perché io c'ho una che mi batte i pezzi e te ben bianco da un po'. Io rosicà? Eh. Perché tu hai perso la testa per una che manco te sei in culo e non te ne accorgi? Eh? E poi lo vedi che sta a cambiare discorso? Sto a cambiare discorso perché te dovresti fare i cazzi tuoi, Simo. Affanculo, va. Nico. Era di origine greca, ma si trattava. Non ci viene la festa di chicca? Ho tenuto come l'altra sera. Certo che teatrali, ma soprattutto. Non chiede alla tizia con cui sei stato ieri sera? La foto, tutte queste cose. Mi mandavi il video mentre stavate a far roba, era meglio. Ma che sei, Rosicchia? Ti giuro, sarei al settimo cielo se non ci fosse successa sta cosa della macchina. Cioè, avrei pure la risposta alla domanda che cos'è la felicità. Ci ho fatto roba con la felicità. L'ho accarezzata. Ci ho dormito insieme. Che ti sei fatto la mano? No, niente, sono caduto in Vespa. Scivolato. Senti, ma è vera quella cosa che hai detto? Sai che? Che se si arrabbiano ti riempiono le botte, ti ammazzano. Scherzavi, eh? Secondo te scherzavo? Ma perché, scusa, se mi ammazzano ti dispiace a te? Ma certo che mi dispiace, oh. Pure parecchio. Simone! L'amicizia ci permette di gioire per il successo di un nostro amico o di soffrire per il suo dolore. Oh! Apri! Dai, chi è? È Zucca. Arrivo! Fregati! Vai zitto, mettiti qua. Non fiata, nasconditi. Se tu ci vai, vengo con te. Te? Con me da sbarra? È inutile. È troppo rischioso. Ho capito, ma fammi fare qualcosa. Che devo fare? Dimmelo. Senti, facciamo così. Io vado. Però se entro sera non mi vedi tornare, devi chiamare la polizia. La polizia? Ancora questa storia, Manuel? Oh, li chiami e li fai venire dove sto io. Simo, mi hanno menato. Non so dove cazzo sto, mi hanno lasciato in un posto, ti prego. Non so come tornare, vieni a prendere. Mandami la posizione adesso, va bene? Oh. Piano. T'hanno fatto? Piano, piano, mi fa male ovunque. Ce la fai ad alzarti, eh? Sì. Ti porto a casa. No, ma che cazzo, non posso tornare a casa così. Dove ti porti in ospedale? Non voglio andare all'ospedale, eh? Ti porto a casa mia, vieni, vai piano. Piano. Aspettando primavera. Non so se ho bevuto. Tuo padre non se l'è bevuta, mia madre sì. Manco tua madre. E che ne sai? Fidati. Un Platone, un Botticelli, Dumbledore. La maieutica del fai da te. Vuoi morire, vivere con me. E poi così il tuo ritorno. Hai
fatto del casino della macchina. Parla piano, c'è mia madre. L'hai fatto o no? Parla piano, che ci sta mio padre. Allora? L'hai fatto o no? No. No. Non sai di che parli. Non sai di che parlo. Questo? È tuo o no? Oh, è tuo o no? Sì. Sì. Quindi? Sì. Sì? Perché? Non lo so, mi dispiace. Ti dispiace un cazzo, Simone? Un altro po' mi ammazzavano. Poi c'era Chicca che piangeva. C'era Chicca che piangeva, ma a me non me ne frega un cazzo. Simone, ti sei comportato da stronzo, ti sei comportato. O no? Sì. Bravo. Tu fai lo stronzo tutti i giorni, va bene? Stronzo tutti i giorni, ma... Senti, mi dispiace per quello che ho combinato, va bene? Hai capito che ho detto? Ho detto che mi dispiace. Tu non hai capito il casino che hai fatto. L'unico modo per riparare la macchina che tu hai rotto è trovarne una identica. Però devo portare da sbarra che smonta i pezzi e io li devo montare sul motore nuovo. Scusa, cosa vuol dire trovare? Secondo te che vuol dire, Simone? La devo rubare. Ma che sei matto, eh? Ma io poi dite no? Oh, non lo so, che se non la smettono li denunci una cosa del genere. Senti, ma ti ricordi come mi hanno ridotto l'ultima volta? Se quelli pensano che li denuncio, mi ammazzano. Comunque, la macchina l'ho trovata, dovrebbe stare in un garage condominiale. Quindi se proprio mi vuoi aiutare, aiutami a rubarla. No, non ci pensare troppo, perché io non c'ho no, tempo. No, va bene, ci sto. Quando è? Stasera. Stasera. Che? Un problema? No, nessun problema. Guarda, ecco Allo. Perfetto. Sì. Vieni. Allora, facciamo così. Aspettiamo che arriva una macchina. Poi io entro. Tu ti metti a fare il palo qua davanti alla fotocellula. Quella, va bene. Se senti movimenti strani, polizia, guarda. Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta! Non ci posso credere, è stato fantastico, fantastico! Ti rendi conto di quello che ho fatto? Oh! Simo, io ero costretto. Tu no. Perché hai fatto? Siamo amici, no? Che serve essere amici se poi non ci diamo una mano? Poi ti ho fatto io il danno, quindi era giusto rimediare. Pensa se lo viene a scoprire tuo padre. Mio padre è l'ultimo dei problemi, veramente. Sta buono, su. Ce l'hanno con noi, vai che non dice a noi, non dice a noi. Vai, 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 vai. Affaro! Troia. Ma che ci credi, non ci credi. È andata, 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 andata. Eclissi in un qualsiasi mezzogiorno. Stai lavorando da tutta la notte? No, no. Sto conta un po'. Dai, ti do una mano. Che faccio? Dammi una mano col cofano, va. Alza. Oggi è giorno di visita al museo, eh. Lo sai? Abbiamo 2 ore. Per cui vediamoci direttamente lì. Invece di parlare, lavora. Qua fisso? Alza quello. Sì, avvitali, dai. Mi trasformo cercando luce in fondo al mondo insieme. Un inganno non c'è. Mi interessa così tanto a te. Di evoluzione, noi meno in vacca. Vedi la spugna? Ti assomiglia anche un po', vedi? No, però... Ma te lo giuro, ma noi a morti il museo, una rottura di palle. Io pure. Senti, i soldi che ti ho prestato, non me li ridare. Perché? Che li usiamo come fondo cassa per la società. Che società? Manuel Associati, no? Tu decidi dove investire i soldi, tipo fumo, erba, moto, quello che vuoi, e poi ci dividiamo i profitti. Si può fare, dai. Ci stai? Sì. Grande. Facciamoci una foto. Perché? A celebrare, oh. Fondazione della società. Vieni. Che cazzo fai, Simone? Sei scemo. No, mi dispiace, veramente non... Lasciami spiegare, scusa. Ma che devi spiegare? Fallo un'altra volta, ti butto di sotto dalle scale. Oh, ma non pensare che sia che stavo... Senti, non di niente, va bene? Lasciami in pace. Cacchio di bacio. Un inganno non c'è. Manuel, se ti serve una mano con la macchina oggi, se vuoi ci sono. Non serve niente, lascia stare. Mi dispiace per stamattina. Stavo scherzando, mica l'hai presa sul serio. Ho detto lasciami stare. E poi non mi pare che stavi scherzando. Senti,
Io non sono gay. Non mi piacciono i maschi. Non c'ho niente contro di loro, però non lo sono. Va bene? Io non sono gay. Sono un po' confuso. Non so bene cosa sono. Ah, sei confuso? Sì. E me lo dici mo? Oh, ma... Dici cazzi mia chicca? Devi smettere di prendere per il culo. Hai rosicato per quello che ti ha detto? Eh? Hai rosicato perché non ci sono stato? Ma sono scemo io che non gli ho detto a nessuno che sei un procio. Perché è questo quello che sei? Sei un procio. Oh! Oh! Simone è tornato? No. È andato a Glasgow da sua madre. Potrebbe anche darsi che rimanga a vivere lì. In che senso? Perché ha preso questa decisione? Questa è una cosa che penso di sapere e la sai anche te. Sì, forse... la so anch'io. Sono stato un po' una merda con lui. Cioè? Gli ho detto delle cose che non chiedevo di... Stammi a sentire. Tu forse neanche lo sai, ma è una forza incredibile, che è quella delle persone amate, ma giustamente irraggiungibili. Basta una tua parola per fargli molto male. Allora, quello che io ti chiedo da padre a questo punto è di cercare di usare questa forza che hai con dolcezza. Per cercare di non fargli ancora più male. Tutto qui. Hai capito? Però, prof, gli dica di tornare. Gli dica che le manca, che ci manca, che mi manca. Allora? È vera sta cosa che te vuoi trasferire in Scozia? Anche fosse? A te che te ne frega, scusa. Beh, mi frega. Chi me gli passa i compiti di matematica, poi? Lo vedi? Sì, ma non fa cazzate. Lo so, sono stato una merda, però non... Non le penso quelle cose che ti ho detto. Anch'io sono stato un po' merda a dire tutto, chicca. Un po'? Un po'. Oh, non ti allargare, eh. Che fai? Torni? Non lo so, è tutto un po' difficile. Ho capito, ti sembra così difficile, ma... Lì non è che diventa tutto più facile. Ma poi che cavolo ci vai a fare in Scozia che piove sempre? They've got great beers. Lo capisci questo o no? Come sei stato a Glasgow? Bene, devo dire. La città com'era? Molto figa e fredda. Senti, mi dispiace per le cose che ti ho detto e per le botte che ti ho dato. Veramente sarei io che ti avrei fatto nero. Mi sono fermato per non infierire. Sì. Ci sta qualcuno in casa? No. Perché? Ti faccio vedere una cosa. È vero? E chi te l'ha data? Sbarra. Ma mica ci hai chiuso con lui? Sì, devo minacciare uno che ha perso i soldi con le scommesse dei cani. Però lo devo solo spaventare. Quanto peso? È carica? Sì, ci stanno 5 colpi, stai attento. Vengo con te. No, non serve. Ma sì, ti aiuto a non far cazzate, eh? Mi fai per amore? Non mica sono innamorato di te io. Sei sicuro, sì? Te la posso dire una cosa? Dimmi. Non sei proprio il mio tipo. È vero. Meno male. Sentita, porca troia. Senti, meglio così. Che meglio così? Hai visto quanto è grosso? Se reagisce, che faccio? Ammazzo? Perché innamorarsi è una delle cose più belle del mondo. Ma domani è il compleanno tu? Eh sì, divento più vecchio dell'anno. Oh, facciamo una festa. Sì. Insomma, vediamo. Oh, tu spicciati dentro di quegli altri. Ok.
che dici? Ma intanto lo dico, Luna, intanto lo dico. State fermo. Silenzio, ragazzi. Con tutti i problemi che c'è, sta pensando alla festa mia. È una festa, no? Hai ragione. Manuel, dove stavi, eh? Sono già tutti imbriachi, guarda. Vedo. Oh, tutto ok? Sì. Non ce la faccio? Quante domande fai? Sei mia madre? Che è? Scusa. Comunque auguri. Divertiti, eh. Fermati, madonna, ferma! Lasciami! Fermati, così! Mi dici che c'hai? C'ho tutto! Che ci devo fare? C'ho quella puttana che mi ha lasciato! Ferma! Ho detto ferma! No, lasciami! Non ti lascio, va bene! E non ti lascio perché ti voglio bene! È solo una follia, un salto nel vento, un'ora nello spazio, un punto nel tempo. Stai bene? Sì, sto bene. Nel senso, stai bene? Oh, Massimo, ne dobbiamo per forza parlare di sta roba? No, non lo so, fammi capire. Cioè, mica non ti piacevano i ragazzi. Chi te l'ha detto che mi piacciono? Però con te è diverso, dai, hai capito, no? Sì, sì, ho capito. Perché dici diverso? Oh, Simo, al terzo grado no, ti ho detto che non mi va di parlarne. Me lo vuoi fare un favore? Sì. Tienimi questa, che c'ho mia madre addosso. Oh! Grazie. Senti, quella cosa di prima. Per una volta ero felice. Senti, poi per la pistola. Non ti preoccupare, non la sposta bene. Capito, ma quando chiudo con Sbarra te la richiedo. Stai tranquillo. Senti, come stai dopo la festa di ieri? Bene, come devo stare? Sono solo preoccupato per Sbarra, non so più che dirgli. Infatti ne ho anche parlato col tuo padre. Non ho detto di te, però gliene ho dovuto parlare. Non capisci che non può fare niente? È un chiacchierone, parla, parla, parla. Non sa fare altro che parlare. Ti do una mano io con Sbarra. Sì, vabbè. L'ho vista, sì. Stai ancora sotto per lei? No, te pare. Ma era stufato, meglio così, guarda. Poi è vecchia per te. Ma vecchia di che? Più giovane di tutte queste pischelle, guarda. Senti, dopo ieri sera, no? Eh? No, no, niente, stavo dicendo una cosa. Te che ne sai quello che pensa Simone? Perché te chi sei, eh? Sei avvocato suo. Ragazzi! È diverso da tutti gli altri. Innanzitutto c'è un'altra. E poi non mi pensa, non mi vuole. Come non ti vuole? Chi è sto coglione? Perché non te vuole? Perché è lui che ha paura. Mamma, ma uno normale ce la fai a trovartelo? Tutti te li becchi, tutti. No, lui è diverso. È diverso davvero, perché non mi farebbe mai del male. Senti, ti devo parlare io. Anch'io. No, dentro. Dimmi. Le cose con Sbarra sono risolte. A quanto pare che Babbaro ha pagato e tu sei fuori. In che senso sono fuori? I lavoretti che prima chiedeva a te, li faccio io. Mi ha dato queste, so pasticca. Metti via sta roba, Simo. Ti ho detto che conoscevo tutti i pizzi dove ti mettevi tu. Però mo mi devi dire dove stanno sti pizzi. Ma te è partita la brocca? Ma col cazzo che ti dico i posti dove mi mettevo? Ma che cazzata è? Mi scastro io, ti incastri te? Ma non mi sono incastrato, va bene? È una cosa dei pochi giorni, poi ci lascio in pace tutti e due. E che altro devi fare sti giorni?
Devo bruciare la libreria. Dove? Sulla Casilina. Non mi piace sta storia, Simo. Non mi piace per niente. Oltretutto ci sta anche tuo padre che ti cerca. Perché non gli rispondi? Perché non mi frega un cazzo mio padre, va bene? Lo odio. Io ho detto che ti cercavo e che se ti trovavo lo chiamavi. E invece non lo chiamo. Ma perché? Una telefonata, guarda che non è bello far stammare la gente. Ah, tu lo dici, eh? Ti sei dimenticato tutte le volte che hai fatto disperare tua madre? Appunto! È proprio questo il problema, devi finire sta storia. Ci sta pure sto casino a scuola che forse te cacciano, te fanno perdere l'anno, oppure cacciano pure tuo padre. Ma non mi frega un cazzo se perdo l'anno, va bene? Non mi pento di aver rubato le chiavi, sinceramente. Ne valeva la pena. Hai capito di cosa sto parlando, no? No, di che? Di me te. Di stanotte penso sia stato bello. Io penso che forse era meglio se non succedeva. Che vuol dire? Niente, lascia stare. No, mo mi dice che vuol dire. Che te devo dire? Non ci sta niente da dire. Ma non lo so, pensavo che stanotte forse... Ma stanotte che? Ma è possibile che su ogni cosa che succede ci devi tornare a pensare, riflettere, a parlare? Ma non è rifletti, capisci bene che io non so che fare, non so che pensare. Senti, chiariamo una cosa. Quello che c'è stato è stato divertente. Però finisce là. Divertente? Che vuol dire divertente? No, gioco che palle un cazzo, ok? Che vuol dire divertente? È stato un gioco, un passatempo, una cosa così? Mi hai rotto il cazzo con sta storia! Io non so, Procio, come te, mi piacciono le donne, mi piace Chicca, mi piace Alice, tu per me manco esisti! Vaffanculo! È un giorno che va via! Coglione di Simone che mi sta a far diventare matto, mi sta a far diventare. Simone sta a fare una cazzata, fa un cazzo. Qua. Oh, lascia! No, non sto facendo cazzata. Niente, sto andando a sbarrare di lì che non voglio fare. Ma non è così che funziona! Cazzo, quello ti fa pezzi! Oh, ne parliamo un'altra volta, ok? No, ti devo parlare, mo' mi sta a sentire. La foto che hai visto non ci hai capito un cazzo. Tuo padre non c'ha un'altra famiglia, quello era il tuo gemello, è morto quando c'avevi 3 anni. Che cazzo stai dicendo? La verità, che te so dire? Che cazzo stai dicendo? Chi ti ha detto sta stronzata? Non è una stronzata! È stato mio padre! No! È stato mio padre che ti sta stronzata! È la verità! È la verità! Cazzato! Te credo! Non è vero! Vaffanculo! Chiedilo a tuo padre! Vaffanculo! Vai a chiedere a tua madre! È la verità, Simone! Lascia in pace tutte e due! Sta fa una cazzata! Sto così per Simone. Oggi pomeriggio ci siamo quasi menati. Simone? Sì, io manco mi sono difeso. Me lo meritavo. E adesso ha perso pure Simone. No. Simone non l'hai perso. Invece sì. Simo! E Simone ma... Simo! Simo! Oh! Oh! Simo! Ma! Oh! Oddio! Oh! Non lo toccare, non lo toccare, non lo toccare! Non lo toccare! Ma chiama qualcuno, cazzo! Chiama l'ambulanza, sì. Sbrigati! Aiuto! Come sta? Sta bene.